Autotrasporto, liberati 300 milioni di crediti d'imposta per il gasolio, firmati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell'Economia, i decreti che sbloccano i ristori sui consumi del 2022. Rimbalza Piazza Affari che dopo un martedì nero guadagna 1,5 punti, digerita dalle banche la tassa sugli extra profitti. Salvini, obiettivo aumentare stipendi e pensioni anche nel 2024. Migranti, nuova tragedia nel Mediterraneo, è di 41 morti, di cui 3 bambini, il bilancio del naufragio di un barchino a largo di Lampedusa, solo 4 i superstiti. Nubi sull'economia cinese che a luglio entra in deflazione, frena il mercato auto, vendite nel paese in calo del 2,6% annuo, ma l'export balza del 63%. Forte esplosione in un impianto vicino a Mosca, abbattuti 2 droni ucraini diretti verso la capitale, Biden approva l'addestramento di piloti di Kiev sugli F-16.